uscito con Padre Pio dai luoghi del convento. Chi va in giro sparlando svela il segreto. Siamo dinanzi alla cella numero 25. Questo luogo è importante perché in questo luogo Padre Pio venne operato di ernia. Oggi però vogliamo andare a spulciare i ricordi di Padre Eusebio Notte, che ha raccontato che un suo caro amico di Roma, scrive, degnissimo di fede, gli assicurava di aver visto Padre Pio a casa sua, a Roma. In un momento delicato della sua vita, in un momento di estrema amarezza. E per avere la conferma, Padre Eusebio andò da Padre Pio una sera e gli chiese: «Padre, lei conosce la casa di quel suo figlio spirituale che abita a Roma?» Padre Pio giustamente gli risponde: «Io, ma com'è possibile, se non esco dal convento da tantissimi anni, e poi a Roma ci sono stato l'ultima volta quando andai ad accompagnare mia sorella che si fece monaca», scrive Padre Eusebio. Infatti Padre Pio andò a Roma nel 1917, era il maggio del 1917, e Padre Eusebio subito incalzò: «Padre, eppure quel suo figlio spirituale di Roma insiste che lei è stato a casa sua una sera e che lui l'ha vista». A questo punto Padre Pio non poté più eludere la domanda netta e schietta di Padre Eusebio. Così Padre Pio si vide costretto a rispondere a quello che Padre Eusebio chiedeva. Disse: «Ma questa è un'altra faccenda, su queste cose», alludeva chiaramente alla bilocazione, «il Signore mi permette soltanto di vedere l'anima della persona e non il luogo che le circonda. Altrimenti», e fece qui una battuta, «quanti miracoli dovrebbe fare il Signore?» E così Padre Eusebio si accontentò di quella risposta. E così ogni sera, nel momento in cui lo metteva a letto, prima di chiudere la porta, gli diceva sempre: «Buonanotte, padre, e soprattutto buon viaggio». E lui, sorridendo, rispondeva: «Grazie».